Però è triste che ci vadano in mezzo queste ragazze, perché Jenny non aveva assolutamente nessuna colpa in tutto questo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video sul K-pop. Oggi volevo parlare di una controversia che si è sollevata in questi giorni a seguito dell'uscita del nuovo video delle Blackpink. Penso che avrete ascoltato, le Blackpink hanno fatto uscire un nuovo album, bellissimo a mio parere. E che cosa è successo? Che praticamente con l'uscita di questo album c'è stata anche l'uscita di un nuovo music video, esattamente questo music video, chiamato Lovesick Girl. Tuttavia, questo video è stato al centro delle controversie perché è stata inclusa una scena di 5 secondi di un componente di loro, Jennie, che indossava una uniforme da infermiera e praticamente, a detta di molte persone che si sono lamentate, è stata sessualizzata. Io non posso includere questa scena perché... Ma ragazzi, io non ci ho trovato niente di così scabroso. Però ragazzi, potrei sbagliare, però io quando ho visto questa scena ho visto solo una cantante che indossava in modo anche normale, cioè era una scena dove lei era seduta, una bella ragazza che indossava praticamente un'uniforme da infermiera, ma non mi è sembrato nulla di così sessuale. Però c'è da dire che le infermiere, sapete che sono sempre comunque state oggetto di stereotipi, che ne so, anche un vecchissimo video dei Blink 182, ma in realtà anche all'interno del K-pop tantissime volte è stato usato comunque questo concept delle dottoresse, cioè vi faccio vedere adesso alcuni esempi. Molto spesso è stato usato in modo molto sexy. Guardate questo delle Mamamoo. Cioè, ditemi voi, questo potrei capire se si fossero lamentate. Ma io mi ricordo anche una cantante per cui ho anche lavorato, taiwanese di nome Jolin Tsai, ha fatto una canzone chiamata Dr. Jolin. Era sto music video in cui c'era lei praticamente che faceva la dottoressa, un po' psicadelico come video, e poi c'era questo uomo incinta e lei faceva quella che andava a curarlo e c'erano questi uomini con i tacchi e la pancia. E anche per esempio uno dei miei videogiochi preferiti, Silent Hill, soprattutto il 2, ci sono veramente delle immagini di dottoresse comunque molto sensuali. Qua, per potervi far capire che cosa intendo, vi devo mettere l'immagine. Se qualche persona vuole mandarmi un nuovo shitstorm perché ho incluso questa immagine del video, vi dico vabbè, ok, mandatela a me, mandatela anche a Silent Hill. Vorrei salutare Akira che scrive sempre le colonne sonore per questo videogioco. Io spero veramente che uscirà un nuovo Silent Hill a breve. Comunque, che cosa è successo? Che una volta che è uscito questo music video, c'è stata la Korean Health and Medical Workers Union. Praticamente, appena hanno visto questo video, hanno detto che le Blackpink hanno sessualizzato la loro professione. Esattamente, hanno detto che è il tipico stereotipo sessuale e è utilizzato come una scusa di un semplice costume. Cioè, io ragazzi non so cosa pensare, infatti vorrei dare un'opinione, però ragazzi ogni volta che do un'opinione su queste cose spesso viene strumentalizzata, quindi io vi dico, voi cosa pensate? Secondo voi il modo in cui è stata protratta Jennie o comunque l'immagine che è stata data delle infermiere è stata oversessualizzata? Forse sapete che cosa è successo, che quest'anno comunque con tutto quello che è successo, col Covid eccetera, posso capire che magari sia un argomento sensibile, però ragazzi si tratta di 5 secondi in un music video in cui Jennie era seduta e non stava facendo niente di che, cioè almeno a detta mia non mi sembrava nemmeno così sensuale, anzi la paziente era mostrata in modo più sessuale dell'infermiera, però non lo so ragazzi, io vi chiedo la vostra opinione, scrivetemelo qui sotto. Inizialmente la loro agenzia si è rifiutata di togliere comunque il video e si è giustificata dicendo è un genere indipendente di arte, non c'era nessun'altra intenzione che rappresentare la musica. Secondo me è anche vero, tuttavia le pressioni sono continuate, tant'è che
praticamente la YG ha scelto di eliminare questa scena da questo video e ha anche rilasciato delle scuse. Abbiamo lavorato a questo music video per lungo tempo, non ci saremmo mai aspettati di sollevare questa questione per via di quella scena e non avevamo nessuna intenzione di fare ciò. Ci sentiamo comunque responsabili per quello che è accaduto e vogliamo prendere questa opportunità per imparare da esso. Ci dispiace molto per le dottoresse, per quello che hanno passato e vogliamo esprimere il nostro rispetto per le persone che lavorano per la healthcare, che appunto si impegnano e lavorano sodo per garantire la salute dei cittadini. Io, come sapete, quando c'è stato il music video comunque di How You Like That, avevo detto che secondo me la YNG doveva rimuovere quel frame per quanto riguardava l'utilizzo che era stato fatto di una divinità indù. Per quanto riguarda questo caso, cioè, io non lo so, io non sono una ragazza, quindi non posso dare veramente un'opinione se non quella di un uomo e non faccio nemmeno l'infermiera. Secondo me hanno rimosso, hanno fatto bene da una parte perché comunque, cioè, capite che non volete attirare comunque una brutta luce sulle ragazze, perché la cosa brutta è che io ho letto su Twitter tantissimi commenti che dicevano, che ne so, Jenny che veramente le peggio cose su queste ragazze e non è giusto che per scelte che comunque ha fatto il team di questa agenzia ci vadano in mezzo le ragazze. Poi anche il fatto che loro abbiano rimosso questo pezzo del video e si siano scusate, da una parte lancia anche quel messaggio che sì, è vero, ci rendiamo conto che abbiamo sessualizzato queste ragazze perché erano in una diciamo uniforme da dottoresse, però quel vestito là aveva comunque tutto coperto, non erano neanche così corte le gonne, cioè queste ragazze quando comunque ballano eccetera eccetera indossano outfit molto più, diciamo, che lasciano poco spazio all'immaginazione. Quindi, cioè, che messaggio dai? Cioè, se quel vestito stesse veramente sessualizzando le ragazze e non è ok perché si tratta di dottoresse. Quindi praticamente la YNG sta dicendo che non va bene sessualizzare le infermiere, ma va bene sessualizzare le ragazze del K-pop. Cioè, ci potrebbe anche essere questa visione. Non sto dicendo che sia questo quello che è successo o che questa sia l'unica interpretazione, però questa potrebbe essere sicuramente una di queste interpretazioni. Molti Blink si sono schierati comunque a favore delle ragazze. Vi voglio leggere adesso un po' di tweet che ho trovato comunque su internet. È seduta normalmente con un uniforme, tra l'altro che le arriva fino alle ginocchia. Non è mostrato nessuna parte comunque qui. E ditemi in quale modo questo outfit è irrispettoso. Hanno iniziato anche a girare delle hashtag come Protect Jenny, perché appunto stava ricevendo da parte di queste, non lo so se erano veramente persone che volevano solamente cancellare Jenny o che veramente erano persone che avevano a cuore la situazione delle infermiere. C'è da dire che comunque quando sei così famoso basta il minimo passo falso che la gente è lì pronta a tirarti spazzatura addosso, perché la gente che vede le persone al top adora vedere le persone che cadono, cioè non tutti, però c'è quella gente, ci sono comunque quelle persone che proprio provano gusto nel vedere che una persona viene, diciamo, privata del suo successo, forse per invidia, non lo so. Però è triste che ci vadano in mezzo queste ragazze, perché Jenny non aveva assolutamente nessuna colpa in tutto questo discorso. Non cancellate questa scena di Jenny, non c'è nulla di male in quello che Jenny sta indossando e questo è detto dalla prospettiva di un'infermiera, lei stessa. Quindi vedete che ci sono comunque delle infermiere che hanno detto che si stava esagerando, che non c'era niente di sessuale nel modo in cui lei era stata vestita o protratta in questo music video. Cioè, capite, non stava facendo nulla di che, era seduta e stava scrivendo delle cose su una cartellina, cioè per 5 secondi di un music video, cioè capite? È assurdo. Ragazzi, vabbè, poi ce ne sono tanti altri, comunque non lo so. Vabbè, io ragazzi su questa questione, per la prima volta forse da quando ho fatto questi video, devo dire che il K-pop in questo caso è stato accusato di sessualizzazione, ma io non ho visto nulla di così oltraggioso in questo outfit o in questa scena di 5 secondi. E non sto dicendo che sia sempre stato così, ci sono moltissimi video in cui le infermiere comunque sono protratte, sono comunque mostrate in modo molto sessuale, però non è l'unica rappresentazione che si ha delle infermiere. Comunque ci sono tantissimi film, libri anche, serie TV in cui le infermiere sono protratte in tutt'altra luce.
cioè come delle persone che si battono per i loro pazienti, quindi non capisco il perché. Non è che proprio quando voi pensate a un'infermiera, quale immagine vi balza sulla mente? Cioè avete l'immagine di una che è super sessualizzata o di un'infermiera che si prende cura dei suoi pazienti? Io quando penso a un'infermiera penso più a una persona così, non mi viene in mente un'infermiera così. Se mi dite le infermiere di Silent Hill, penso a questa, ma se mi dite infermiere e basta, non penso a un oggetto sessuale. Non capisco da dove sia iniziata questa cosa, però ragazzi, come ho detto, io non faccio parte di questa categoria, quindi se c'è qualche infermiera che guarderà questo video o conoscete qualche infermiera, io vi chiedo gentilissimamente di mostrare questo video e ditemi che cosa ne pensa lei, perché molto probabilmente l'opinione di un'infermiera su questo argomento sarebbe interessante. Infatti sono contento di avervi letto un tweet di un'infermiera che invece lei si è mostrata non così scandalizzata come l'associazione appunto delle infermiere in Corea. Ragazzi, io vi lascio, ditemi che cosa ne pensate. Vi dico già che per questo mese cercherò di fare video tutti i giorni perché voglio cercare di trovare un contatto più diretto con voi. Quindi spero che non vi stupirete, spero che continuerete a guardare questi video. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Ciao a tutti!